Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con MotoGP 2020, pronti per il Gran Premio della Thailandia con il nostro Pino Pilottino. Tra l'altro tra una settimana appuntamento con la miglioria del motore, ho fatto le mie prove libere, come sempre andate anche abbastanza benino, e adesso vediamo cosa riusciamo a combinare in qualifica. Come detto, ci stiamo giocando il mondiale, visto che eravamo partiti con una moto abbastanza scarsina, ma con le migliorie sta iniziando a macinare. I piloti stanno per scendere in pista. In gioco c'è la prima fila nella griglia di partenza. Infatti al momento possiamo dire che, come detto, rientra tra quelle che possono competere effettivamente tra le prime posizioni. Andiamo comunque a caricare sempre il nostro assetto di tacco punta. Dopodiché andiamo con i consumi. Mettimi le soft, ma nuove eventualmente. Carburante, famo così. E andiamo al tracciato. Pronti, ecco, pronti. Dai Pino. Power 2 ce l'abbiamo. Attenzione, questa curva che è abbastanza infame, molto stretta. Dai Pino, dai, che ti vogliamo sul gradino più alto del podio. A parte che ci abbiamo un conto in sospeso naturalmente con... Dov'hai Pino? Con Suzuki, eh? Quello è ancora da sistemare. Io pensavo che fosse poi avesse preso la prima posizione. Era infogliatissimo nel seguire la situazione. Invece era il suo compagno di squadra, Antonelli. Che insomma, bisogna pure capire se è stato un gioco di squadra quello, eh. Qua andiamo bene perché sui rettilinei, in velocità con Power 2, sta moto va veramente forte. Va veramente forte. Velocità è molto molto buona. Infatti qui nel primo settore, dove ci sono rettilinei, rispetto alle altre piste non perdiamo, anzi è abbastanza veloce sta pista, quindi ci dovrebbe un pochino favorire. Ho visto che sul dritto va alla grandissima, a patto di fare naturalmente il pieno, nel senso avere abbastanza benzina da poter mettere Power 2 come se non ci fosse un domani. Anche se al massimo posso mettere un giro in più, magari poi quando arriverà quella miglioria con il minor consumo di carburante lo possiamo utilizzare per più tempo il Power 2. Qua niente, non stavo vedendo cosa stava facendo Pino, ma stavo vedendo il tempo e non ho visto che si era impennata la moto, perché di solito non si impenna mai. Pino, però non si fa così all'ultima curva. Termina la sessione, va. Termina dunque secondo e ultimo turno. Baltus, sempre lì. La composizione della griglia di partenza che ci aspetta nel Gran Premio di domani. Oggi fin troppo sportiveggiante Pino, dobbiamo dire la verità, dobbiamo dire la verità che qua è andato veramente a cannone. Chang, dove sta per iniziare Chang, se va in velocità del mondiale Moto 3. Olè. Allora dalla griglia di partenza della Moto 3, dove i piloti e i tecnici, temperatura 38 gradi. Gli ultimi dettagli prima della gara. Proviamolo una media, va, andiamo un po' più sul sicuro, signori. Andiamo un po' più sul sicuro. La benza ammucchiane. Ah, ne possiamo mettere 7. Ah, 6 giri sono quelli giusti. 6, 5, 7. Al massimo riesce 7, 7. 7, 5. Va bene, dai, un giro in più. Senza neanche esagerare. Sennò poi è troppo Power 2. Non so se si sfonda il motore, però. Scelta delle medie apparentemente ci può stare. Ognuno prende le sue decisioni. I piloti hanno preso posto sulla griglia di partenza. E il Gran Premio di Thailandia sta per cominciare. Dai, è così. Boom! Guarda lì in partenza come va. Guarda come se ne va anche la benzina in partenza. Dai, è così, Pino. Dai, è così. Grande partenza. Masia dietro di noi. Togliamo un po' di Power 2. Rimettiamo Power 1. Attenzione a Suzuki, come detto, che è veramente pericoloso. Ma prima o poi dobbiamo incontrare sto Suzuki. Guarda, pure se lo incontriamo al buffet del... di qualche gran premio, insomma, non ce lo scordiamo.
quindi rimaniamo concentrati, anche perché in gara, come detto, alla fine qualche caduta ci sta, ce la siamo tenuta. In qualifica, flashback lo uso per il semplice fatto che se no perdiamo solo tempo a rientrare in box e riuscire, quindi non cambierebbe niente, sempre altro tentativo sarebbe. In gara, diciamo, sto cercando di tenere la maggior parte degli errori che tutto sommato ci possono stare, che poi errori, non sempre sono errori, qualcuno ha detto Suzuki, qualche volta sono errori, qualche volta sono investimenti. Attenzione, sento i motori molto vicini, molto molto vicini. Qua questa luce mi dà un fastidio clamoroso, penso a tutti. Come dietro la situazione, Fenati comunque sta a macinare, sta a macinare Fenati. Occhio qua Pino, va bene un po' di... Oddio, stava a dire va bene un po' di derapata, però è stata eccessiva. È stata veramente eccessiva quella derapata. Vai di Power 2, fagli sentire affenati che ci abbiamo il motorone da panico. Vabbè che pure lui mi sa che sta messo bene. Uppela. Qua mi sa che gli pneumatici consumiamo tanto, perché abbiamo molto di aggressività sia in accelerazione che in frenata. Avete visto le strisciate a terra. Attenzione Fenati, erroraccio, perché si è fatto superare da entrambi i piloti del team Leopard. Si chiama Leopard, mi sa di sì. Cosa che mi dispiace in realtà, per il semplice fatto che più punti vengono tolti a Masia, meglio è per noi. Foggia alla fine ha perso la terza posizione nel mondiale, appunto a favore di Fenati, che sta conducendo una seconda parte di stagione molto sportiveggiante. Masia è sempre lì, è sempre infogliatissimo, in gara soprattutto, non perde colpi. Con un po' più di delicatezza magari Pino, mettici un po' di Power 2. Foggia, giro veloce, 1.43.8, infatti ha recuperato tantissimo. Io per vedere il tempo che aveva fatto me ne sono andato all'aceto, ci ha recuperato ancora qualche decimo, siamo andati un po' troppo larghi, abbiamo allungato. Comunque una cosa che noto è quando passiamo sui cordoli, avete visto anche adesso, perde potenza barra frena in automatico, perché io comunque tengo il gas a martello, però la moto, cioè a quel punto magari ti fa scivolare, magari invece è abbastanza, taglia proprio la potenza, quasi, sembra quasi in automatico. Ma Sia ne ha approfittato. Abbiamo sportellato un pochino con il suo compagno di scuderia e lui subito si è insinuato. Sta di fatto che quando sportelliamo con Masia non perde mai niente. Non vorrei dire niente, ma oppela, se ne va. Qua nei cambi di direzione tutti quanti siamo un po' ballerini, un po' ballerini, quindi si rischia. Si rischia. Intanto Fenati si è reinsinuato. Foggia ha perso tantissimo. Tantissimo. Un paio di posizioni. Poi a livello tempistico non è che abbia perso tanto. Veniamo concentrati. Dietro si battagliano alla grande, cosa che ci può anche aiutare. Che tutto sommato, se scannano tra di loro, noi magari andiamo a
guadagnare qualche decimo. La curva non l'abbiamo fatta granché bene, granché bene. Direi proprio di no. Dov'è Suzuki? Scusate, mi date informazioni su Suzuki per sapere, eh? Non è che uno... Giusto per tenerlo d'occhio. Sapere un pochino come va. Scorsa gara comunque è arrivato ultimo. Giusto così, eh. Cioè, ultimo. Non è proprio arrivato, mi sa. Ma è onesta come coach. Che fai? Aggredisci Pino così. Poi Pino ha fatto un rimontone da panico, anche se poi Antonelli, compagno di scuderia di Suzuki, secondo me un'azione congiunta dei due, hanno elaborato il piano a tavolino. Ha detto Suzuki, tu è a kamikaze. E poi niente, poi non arrivare, perché è meglio ti presentare all'arrivo. Antonelli è andato a vincere, perché poi si è creato del panico. Antonelli era anche dietro, quindi ha approfittato della situazione, perché poi si sarà creato del panico anche tra Masià e gli altri che erano lì davanti, insomma. Piano Pino, piano Pino, Pino piano, eh. Grande 1.43.6, dai Pino. Se ne va, se ne va. Madonna quanto ha guadagnato in questo giro. Grande potenza per Pino. Benza ne abbiamo, benza ne abbiamo. Forse riusciamo a fare l'ultimo giro in Power 2. Sperando non sia neanche necessario, perché gli altri stanno perdendo tanto. Non so se è Pino che sta guadagnando. Oddio, dal giro veloce direi di sì. E giustamente poi facciamo anche un po' di pratica e riusciamo a girare meglio negli ultimi giri, perché alla fine provo la pista in gara. Le prove libere e qualifica, sì, ti fai quei giri, ma sono comunque pochi per imparare, non bene il tracciato, però insomma, capire quali sono quelle curve bastarde che ci fregano sempre. Poi Pino riesce così a, di conseguenza, a pennellarci delle traiettorie, sicuramente più sportiveggianti, più spavaldo Pino negli ultimi giri, più spavaldo. Anche qui per il momento grande giro, eh. Buttaci un power 2 Pino, buttaci un power 2. Qua si vedeva che aveva fatto il girone Pino, eh. Qua si vedeva. Andando all'aceto, ho fatto una scalatona da panico, ma è andato un po' troppo di prepotenza lì Pino, eh. E poi, come detto, anche qui con Power 2 diciamo che si vanno a consumare un po' di più, a danneggiare un po' di più le componenti. Però in questo caso penso che sia una cosa dedicata al singolo GP, nel senso, magari si consumano adesso, però il GP successivo c'è quelle nuove, quindi magari la differenza è più meno marcata rispetto magari a quello di Formula 1, dove devi gestire determinate componenti. Almeno credo, perché onestamente non sono andato a vedere, non so neanche dove si vada a vedere per controllare l'usura dei componenti. Anche se ricordo che impostazione avevamo attivata. Devo vedere, devo ricontrollare una cosa, perché sono sicuro che noi che danni avevamo messo. Ci guarderemo. Perché giustamente poi con quelli che te fanno volare, i danni sono anche un po' rischiosi. Benzina ce la facciamo ad arrivare? Penso di sì, però nel dubbio mettiamo Power 1, perché manca una curva, però insomma almeno facciamolo ritornare ai box, tanto. Appena un pochino Pino, grande così, bella gara anche questa. Forse un pochino in lotta nei primi giri, ma poi Pino se ne va. Da là, in tempi oggi devastanti. Prima di collegarci, vediamo in grafica i risultati ufficiali della gara Moto3 appena conclusa. Dai che andiamo a guadagnare ancora un pochino.
Eccolo lì, Pino, a meno 21. Ci se la può fare, Pino, ci se la può fare. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, per il prossimo GP, signori, dovremmo avere della benza che viene consumata con meno cattiveria. Vediamo il calendario prima di Motegi. Ok, è arrivato. Quindi quanti punti abbiamo adesso? 1003. Quindi, signori, possiamo livellare al massimo la nostra motoretta. Allora, vediamo. Aggiungi personale, già c'era del personale qui, in 5 settimane riusciamo ad averlo. Beh, 5 settimane, come detto, mi sa che finisce il campionato. 1, 2, 3, 4, 5, sì, completo lo sviluppo componente per l'ultima gara. E poi, come detto, andiamo a vedere cosa si può fare nel prossimo. Vediamo Alvaro Rivas, no, non ci serve. Telemetria neanche, sono sempre gli stessi. Qua cosa abbiamo? Un'offerta. È sempre questa che però stiamo lasciando. Il team, come detto, è top team ormai. Fondazione, nuovi team, c'è qualcuno? Secondo me sono questi e basta, ma non vorrei di niente. Non saprei dove andare, GoPro Kalex potrebbe essere, si aspetta, quinto posto in campionato. Vabbè, calcolate che poi noi andiamo comunque a migliorare la moto. Quinto posto in campionato, vabbè. Poi abbiamo la Speed Up. Anche l'Augusta non sarebbe male. Sponsorizzata o Kenwood o Oakley. Ci potrebbe stare anche questa, volendo, valuteremo. Va bene, ragazzuoli, io a questo punto direi che ci possiamo vedere con il prossimo appuntamento con MotoGP direttamente da Motegi in Giappone. Guardate che scorcio, il Monte Fuji. Va bene, ci vediamo alla prossima, cercando di andare pian piano a rubacchiare dei punti a Masià. Mi raccomando, come sempre, seguitemi su Instagram, lasciate un like, condividete, seguitemi anche su Twitch per le live e sul secondo canale. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, dai, un saluto a tutti da Quel Taleale.